Buongiorno ragazzi e ragazze, buona domenica a tutti, ciao a tutti quanti da Tufo Mix. Oggi è domenica, domenica 17 marzo 2024. Ed eccoci qua su eFootball. Ieri sera abbiamo fatto una live, siamo andati in Divisione 4, abbiamo fatto una Divisione 5 stupenda, con una sconfitta, tre vittorie e due pareggi. Siamo approdati in Divisione 4 e lì sono iniziati i guai. I guai, ragazzi, perché abbiamo incontrato tre giocatori di Divisione 2 e uno di Divisione 3 e abbiamo preso delle gran legnate. Lo so, abbiamo giocato al meglio, magari anche, non so, il fatto di essere in live, il fatto di, ma ogni tanto magari rispondevo a qualcuno. Anzi, ringrazio tutti coloro che ieri sera erano in live. Sono stati tantissimi ragazzi che sono entrati, mi fa molto piacere. Ho visto ragazzi nuovi, persone nuove. Li ringrazio tutti, ringrazio per i vostri like che mi dite poi ovviamente nei miei video, i vostri commenti, le vostre iscrizioni fanno piacere, aiutano il canale, a voi non costa nulla tutto questo, quindi vi ringrazio per quello che fate per me. E prendiamoci prima della giornata di questa domenica, poi andiamo a prenderci anche il rigorino, che se non sbaglio basta un rigorino per arrivare alla fine di questa sessione, vediamo subito, anche se lo sbagliamo credo che arriviamo ugualmente alla fine, ma tentiamo magari di fare con un tiro centrale proprio così in bocca al portiere. Ops, vediamo. Tum, pianino sotto gol. Castolo l'ha messa dentro. Sì, manca pochissimo, 1, 2, 3, 4 e dovremmo riuscire tranquillamente a beccare il premio, so che non è che sia poi un granché, sono mi sembra 10.000 GP, ma no, 50.000 GP. Beh, tanto abbiamo già 12-13 milioni, ragazzi, non è questo il problema. Il problema adesso è riuscire ad andare avanti in Divisione 4, il che rimane molto molto difficile. Allora, nuovi oggetti, altri 10.000 CP, va benissimo. Quindi prendiamo tutti i premi, quelli di oggi, quelli della giornata di oggi, quelli dei premi del rigore e tutti quelli di ieri sera, di sabato, che non ho preso. Tutti i premi che ho giocato le partite, vari premi di partite, bla 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 bla. Prendiamo tutto, ragazzi, e andiamo subito a vedere come siamo messi. Male, male. Ho detto subito prima che Divisione 4 abbiamo fatto 4 partite, se non vado errato, ora ci guardiamo insieme, e le abbiamo perse tutte e 4 con due giocatori forti. Forti perché in Divisione 4 non becchiamo più giocatori scarsi. Ragazzi, 6 a 1, abbiamo giocato, vi dico subito, il 6 a 1 contro un giocatore ex seconda divisione. Ed è il 23.000, è stato il 23.000 al mondo. Quindi ragazzi, è tutto, tutto dire, tutto dire, tutto dire. Questo qui era forte veramente. Abbiamo perso 1-0 l'ultima partita contro la Roma, anche questo un ex Divisione 2, se non vado errato. 37.000 al mondo, ragazzi. Gente così, come faccio? Io posso anche impegnarmi, ho fatto anche dei gol, Çalhanoğlu ha fatto dei gol bellissimi su punizione e anche su azione personale da fuori area nell'angolino. Ronaldo fa gol, Lautaro ne fa, però ragazzi contro questa gente è dura. E adesso riproviamo, ci vogliono 12 punti ragazzi per rimanere qua, quindi sono ben 4 vittorie, abbiamo ancora da fare 6 partite. Noi ci proviamo. Vi ricordo che prima della live avevo cambiato la formazione, ho cambiato l'allenatore. Abbiamo messo un allenatore nuovo, abbiamo preso come allenatore Luis Roman, che gioca con il possesso palla. Quindi non giochiamo più come giocavamo prima col contrattacco, ma abbiamo il possesso palla. I giocatori sono tutti perfetti con il possesso palla. La formazione è un 5-3-2 che però, ragazzi, durante la partita possiamo trasformare in un 4-4-2 in caso di, non so, con difesa 4, due mediani davanti che difensivi come Kimmich e Rijkaard che aiutano in difesa ma partono anche in attacco. Comunque, ragazzi, questa è la formazione. I giocatori sono tutti quasi tutti lettera B, a parte Ronaldo, mi sembra. Sì, forse solo Ronaldo che non è lettera B. E quindi, ragazzi, a questo punto vi ricordo in descrizione il link alla playlist se avete perso qualche episodio. Vi ricordo di andare a trovare gli amici YouTubers che adesso salutiamo e sono Leburneo, AleBeni86, The Last Ace e Alessandro Gamer. Tutti e quattro portano sui loro canali YouTube questa competizione, questo gioco di simulazione di calcio della Konami. Portano eFootball 2024. Vi consiglio di andare a trovarli perché sono veramente bravi, giocano anche bene, sono simpatici, sono bravi YouTubers. Trovate il loro indirizzo nella mia sezione canali. Trovate anche l'indirizzo di Lupo del Tubo e Squalo Calcio, che non portano eFootball, ma portano altre simulazioni sportive di calcio e non. Vi
ma sempre bravi ragazzi, bravi youtubers, vi consiglio di vederli tutti sei, poi sarete voi a decidere se seguirli oppure no. Io vi do l'input ragazzi. E adesso ragazzi andiamo a giocarcela, proviamo, bisogna fare assolutamente del nostro meglio per riuscire a vincerne almeno 4, per riuscire a restare in divisione 4. 4 e 4 fa 8, ma non so fino a che punto lo fa veramente. Non nicotina, aroma, menta, liquirizia. Ve lo dico perché non pensiate che sono un drogato, no, è solamente un aroma buono da gustare. Mentre aspettiamo che il matchmaker si dia un po' una mossa, perché ultimamente ieri sera ho beccato sì, spesso il 4, un 3 tacche, aspettiamo. E tante volte il 4 tacche, ma tante volte un attacca, non so da dove saltassero fuori, dal Burundi, dall'Afghanistan, non capisco. Dopo ricominciavo, riazzeravo il gioco, ripartivo e mi dava 4 tacche. Ragazzi, adesso se sono 4-3 giochiamo, perché sennò il tempo passa sempre inesorabile. Oggi è domenica, dovremo arrivare a lunedì che siamo ancora che aspettiamo, quindi ringraziando tutti quanti voi per il vostro supporto, speriamo che Konami ci tiri fuori un giocatore con cui competere nella prossima partita. Dai, forza! Attacca, giochiamo lo stesso ragazzi. Sicuramente sarà un turco, ieri sera ragazzi ho beccato tanti di quei turchi che non vi dico. E questo Zingle, dal nome ragazzi, Baba Italiano, non lo so se questo qua è italiano, non mi sa proprio di italiano. Comunque Boyabat 68 è vicino, ragazzi, questo non mi sa che sia italiano. Comunque vediamo la formazione, maglia gialla, sì, a Beckham, perfetto. Vediamo subito come siamo messi noi con la squadra, diamo un'occhiata. Ronaldo e Lautaro sono in formissima, Çalhanoğlu e Musiala un po' meno. Kimmich a posto, Costa Curta e Petit in difesa sono freccia verde, gli altri tutti freccia gialla. In panchina che abbiamo eventualmente per poter cambiare Hernandez, freccia, però di priorità non mi ha tanto, non mi è tanto piaciuto in queste ultime partite. Ambrosini freccia verde, Beckham freccia, oh ragazzi, facciamo così, io metterei subito Beckham qua. E non mi ricordo se Baggio fa anche il centrocampista oppure no. Diamo un'occhiatina a Baggio. Trequartista, seconda punta e punta. No, non fa centrocampista, però Baggio controllo palla, dribbling, possesso stretto, ragazzi, accelerazione, controllo del corpo, ragazzi, è una bomba. Finalizzazione 85, un po' meno. Baggio, ragazzi, lo teniamo lì. Çalhanoğlu, io farei... proverei a fare un gesto del genere e mettiamo Baggio trequartista e proviamo la formazione così, chissà, chissà, vediamo l'avversario come se la gioca intanto. Holland ragazzi, qua tutti hanno Holland, tutti crossano e Holland in testa la mette dentro. Beckham a destra, Neymar a sinistra, Maradona dietro Holland come seconda punta, Modric e Rodri a centrocampo davanti alla difesa con Puyol e De Ligt, va bene, Sommer in porta. Ragazzi, direi di cominciare a giocare, cerchiamo di fare il meglio possibile, cerchiamo di fare dei punti. Dei punti, ragazzi, farne tre. Bisogna vincere queste partite, bisogna vincerle. Se becchiamo qualche player a nostro livello, bisogna assolutamente vincere la partita. Gli ultimi controlli in campo da parte del direttore di gara e dei suoi assistenti di linea. Ok, siamo pronti, ragazzi. Gli spalti sono gremiti, i cori vanno avanti già da un po'. Ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento e forse anche un po' della sofferenza. Bravissimo, me l'ha presa subito. Ma cos'è? Corretto, sanzionato dall'arbitro. In campo oggi un grande campione e un grande capitano. Ma guarda, riconosco lo zio Bergomi nella tua descrizione. Ah, è il meglio del meglio che offre il nostro calcio. Bravissimo. Dal punto di vista difensivo, duro ma sportivo, duttile e carismatico. Seguiamo i suoi interventi. Cerca parata strepitosa. Bellissimo il primo tiro di Ronaldo. Peccato che il portiere lo sto. Deve imparare a giocare. Devo imparare a giocare meglio, ragazzi, io non sono bravo nei passaggi stretti, e lo so, devo... Vediamo chi arriva qua, se gli usiamo a passargliela. No, si butta davanti sul giocatore, si mette davanti, vediamo. E trova bene il compagno. C'è retropassaggio. La palla esce di qua.
La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. No, troppo sbagliato, sbagliata. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Madonna, questo dove cazzo va? Fuori. Angolo, porca miseria. Ragazzi, gioca bene il ragazzo. Qui, ragazzi, noi siamo sempre con giocatori che sono bravi, ci capitano sempre i migliori. Via, 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 via. Si assicura di non far correre rischi al portiere. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Ma porca troia, ma via! Fuori. Ragazzi, è dura, è durissima, molto molto dura, ragazzi. Cerchiamo di giocare al meglio e lo so. Facciamo così. Roberto Baggio. Palla a Rijkaard. Ma va, ma che cazzo vado a fare? Bravissimo, bravissimo, bravissimo. E sbaglia completamente il suggerimento. Occhio alla conclusione. Madonna, meno male che Maradona l'ha messa fuori. Forse avrebbe potuto calciare meglio Fabio. Da quella posizione almeno la. Meno male che l'ha sbagliato lui. Ho messo un attacco in difesa, ragazzi, perché vedo che l'avversario. Centrale del primo tempo, siamo ancora 0-0. Palla intercettata. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto. No, ma che cazzo, ma io ho tirato più forte, non ho tirato una merdaccia di tiro come questo, ma porca troia. Ma dai, ma che cazzo, ma come cazzo me la tira la palla questo qua? In verticale. Dai, che cazzo, ma tirate meglio, porca troia. Riceve la palla. Ma cioè, non è possibile che vanno tutte a lui queste. Cazzo, ragazzi, non è possibile che vanno tutte a lui, le becca tutte questo qua. Tutte me le prendono. A parte che io tiro forte e la palla mi arriva lì a due metri, non capisco. Se anche oggi funziona così male il gioco, ragazzi, io non so più quando giocare. La domenica funziona male, lunedì funziona male. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Guarda, guarda, non riesco neanche a prendere. Non c'è davvero niente per ribaltare una situazione. Ma va a fanculo, ma riusciamo a prendere la palla qua ogni tanto? Difensiva di grande spessore. Beckham. Impossibile, non sotto. Vai via da qua, merda di una palla. Passaggio prevedibile, ci vuole qualche idea più brillante. Holland. Maradona. Non è. Bravo, bravo, meno male che abbiamo Michael, ragazzi, che le prende. Ma ragazzi, qua bisogna cercare di fare qualcosa. Facciamo una cosa del genere, proviamo a cambiare il modulo, vediamo. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Ad attaccare così, porca puttana. Ma è la mia questa, eh? Arriva Cristiano Ronaldo. Roberto Baggio. PT. Palla all'Lautaro Martinez. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Via! Dai! Ma vaffanculo! Ma perché il portiere non me l'ha tirata via? Ma dai! Ma se io premo il quadrato, ma buttala via! Ma che cazzo fai, pacchettino di merda? Ma vai a cagare, ma no, 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 no. Io non capisco, ragazzi, come fa il gioco a fare queste cose qua. È davvero l'arma in più di questa squadra. No, io non capisco queste cose qua che mi fa il gioco in continuazione. Muori! Vabbè, morto uno ce ne fa un altro. Che cazzo, ragazzi, non è possibile. Ma perché se io premo il quadrato forte
la palla rimane lì? Qualcuno me lo può, me lo racconta questa cosa? Scorrettezza dimostrerà il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Beckham. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Maradona cerca il movimento. Vai tranquillo. Maradona ci ha provato con un tocco filtrante, ma nulla di fatto. Ma allora, ma dai! Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Roberto Baggio, Lautaro Martinez. E col tiro! Sì, vabbè, Lautaro ci prova da 46esimo. L'abbiamo provato, mancava poco alla fine. Lui ha cercato la magia da lontano. Ma magari un'azione ragionata avrebbe avuto un esito migliore. Vediamo adesso se riusciamo. È fine il primo tempo, ragazzi. Non c'è trippa per i gatti in divisione 4, eh? 45 minuti che ci hanno regalato una sola rete messa a segno. Questo gioca bene, eh? Non ditemi che qua gioca male perché me ne prende tutte. Me ne prende tutte. Io non ne prendo una. Non ne becco una neanche se prego in africano. Sono provato una volta ma non parlo bene africano, quindi non vale la pena pregare. 2 tiri in porta contro 3, ragazzi, non è che stiamo subendo chissà cosa, però il possesso palla, vabbè, anche quello non è non so, ragazzi, non è che stiamo subendo chissà cosa, è che non facciamo gol, è che lui ce le becca tutte, poi ci difendiamo anche bene, noi siamo più o meno siamo riusciti a pararle tutte, insomma, a difenderci abbastanza bene, e quindi non è un problema, il problema è che gioca bene. Il secondo tempo è cominciato. Cercheranno di rifarsi subito, gettandosi in avanti fin dai primi minuti del secondo tempo. Certo, questo è un atteggiamento che gli espone qualche rischio al contropiede degli avversari. Ma vaffanculo, ma come fa a uscire? Vede lo scatto e cerca la profondità. Rüdiger gioca una palla lunga. Rodri la mette sul piano fisico e riconquista la palla. Palla all'Alzario Martinez. Bravissimo, peccato che... Interessante azione sulla fascia destra. Che rischio si è preso con questo pallone? No, ho sbagliato io, peccato. Errore qui, pallone sprecato. Roberto Baggio, bella apertura. Cristiano Ronaldo. Vai, dai, così. Bisogna insistere, ragazzi. Bisogna insistere, continuare a giocare. Bisogna insistere, ragazzi, continuare. Bisogna insistere a giocare. Si ricomincia da una situazione di parità. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Palla a Beckham, palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Beckham. Bravissimo. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Peccato. Bravo, torna su. Ah, peccato, vai subito là. Prova l'iniziativa personale. Grande giocata difensiva. Cerca il passaggio. La gioca in profondità. Lautaro Martinez. Roberto Baggio. Lautaro Martinez. No, sbagliata. Ecco, non si può sempre fare bene. Sceglie di andare per vie verticali. Via! Palla filtrante per Roberto Baggio. E passa! Ah, peccato che non è... Andato, ma ha reso la vita difficile alla difesa, iniziativa interessante. Qui non ha saputo decidersi e la giocata non ha avuto l'effetto sperato. Holland. Modric. Fa sembrare tutto facile in difesa. Prova a verticalizzare. Ci prova con un pallone profondo. Ah, grande! E poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Può andare in rete. Roberto Baggio. Arriva Cristiano Ronaldo. Bravo, bella presa. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa.
una bella giocata nello spazio. Grande! Vedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Beckham, Cristiano Ronaldo, palla a Lautaro Martinez. Prova a calciare. Urca! Sono andati vicino. Ragazzi, qualche cambio. Qualche cambio, stiamo andando abbastanza bene. Abbiamo pareggiato e dai, via. Qualche cambio, vediamo di fare qualcosa qua, vediamo un po' come sono messi i giocatori. Però è un Baggio che... Ronaldo, ragazzi, è alla frutta, eh. Ronaldo è alla frutta. E chi mettiamo? Io metterei questo così. E davanti ci mettiamo Cruyff. Milito, Martinez è un po' stanco, Kimmich... Gli altri li teniamo, ragazzi, perché sono ancora abbastanza tranquilli. Facciamo un tiretto qua. Ragazzi, combattutissima, tiri in porta 3-1, tiri fuori 5-1. Diciamo che stiamo andando... È una bella partita, pensavo di essere rovinato all'inizio, però mi sto dimostrando da solo che posso competere contro anche questo avversario. Vediamo cosa... Lasciano il campo per il numero 13, il numero 20. Rummenig. Kimmich. Cruyff. Ha sprecato, per la verità. Un'azione che anche fatta anche bene. Sa bene che si è mangiato un gol già fatto. Avrebbero potuto vincerla lì. Ora dovranno anche stare attenti a non perderla. Oh, medaglia, bravo. Guadagna metri verso la porta avversaria. Bravo così. Manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Peccato. Holland. Maradona. Ottima lettura di gioco, recupera palla. Maradona. Modric si avvicina alla porta, il pallone per Neymar. Rummenig, palla in avanti verso il compagno. Bell'anticipo. Grande. L'avversario sta dimostrando forte. Cerca l'uomo là davanti. Cruyff. Bravissimo, me l'ha presa. Lautaro Martinez, duello fisico per la conquista del pallone. Palla all'Altaro. Madonna, era quasi libero. Rodri riconquista la sfera senza tanti complimenti. Rummenig prova a indeccare lo scatto sul fondo. La mette in avanti. Hanno ancora. C'è il fisico. No, non è punizione questa, raga. Siamo quasi, potremmo anche fare un gol, eh. Vediamo di riuscire, vediamo chi è stanco. Abbiamo Kimmich, è stanchissimo, abbiamo tutti. Lautaro è stanco, ragazzi. L'avversario cosa sta facendo? Perché succede? Perché mi fa questo qua? È caduto la linea dell'avversario, ragazzi. Primi punti guadagnati. Non è giusto quello che è successo, però l'avversario probabilmente... Non credo che abbia quittato, era 1-1, ragazzi. Forse doveva vincere per forza? A meno che, fatemi pensare, l'avversario aveva l'ultima partita e doveva vincere per forza per andare in divisione 3, qualcuno conosce un metodo che quitta la partita, non la perdi e la puoi rifare un'altra. Non lo so come funziona, c'è qualcuno che ha dei trucchi, fanno dei trucchi, ragazzi. Qualcuno quitta e non perde, anche perché non avrebbe senso quittare se poi perdi la partita. Quindi c'è un qualcosa sotto che non ho ancora capito. C'è qualcuno... sa come funziona questa cosa del quit e non perdi, perché probabilmente questo doveva vincere per forza. Eravamo al 90esimo, mancava pochi secondi al 90esimo, stavamo pareggiando, lui il pareggio non bastava, lui lo doveva vincere e quindi ha quittato sperando che la partita sia diventata nulla, la può rifare e vincere. Ragazzi, a questo punto io penso anche questo, comunque dai, i primi tre punti sono arrivati e... l'avversario è forte, io vorrei vedere anche questo perché non credo che sia una divisione molto... Cazzo, stiamo giocando contro tutti ex divisione 2 e ci stiamo dando da fare, ragazzi. Io non so più cosa dirvi, io vi ringrazio per essere presenti.
Io vi ringrazio per i vostri like, datemi un pollicione in su, fate quello che volete. 3 punti li abbiamo guadagnati, a fatica, duro, magari con un quid dell'avversario, però ragazzi va bene così. Tufo Amico vi saluta, vi ricorda se volete, per voi non costa nulla, ma a me l'iscrizione fa comodo e piacere. Se non siete ancora iscritti ragazzi, iscrivetevi e attivate la campanellina, la trovate nella mia homepage. Vi ricordo la lista dei miei amici, il loro canale, andate a vedere, vi ricordo in descrizione il link anche alla playlist di questa stessa serie e vi ricordo che domani, lunedì, un altro episodio. Domani poi, se non sbaglio, ci sarà anche qualche novità, noi però registreremo oggi, quindi domani, il video di domani sarà, diciamo, non con le news, sarà quello di martedì probabilmente con le news. Adesso vi saluto, appuntamento a presto, ciao a tutti da Tufo Mix. Grande, una vittoria finalmente è arrivata.